Claudia Ghilardi. Numero 12, capitano Sara Hilbert. Numero 15, Sara Maunberg. Numero 18, Barbara Lovdurster. Numero 21, Melanie Perntaler. Numero 23, Carlotta Poce. Numero 16, Monica Prüster. Numero 19, Violetta Veni. Numero 77, Vicky Ficoler. In panchina, Mr. Rupert Hössing. Ufficiale B, Andrea Eder. Alibas Espresso Mestrino. Numero 5, Alice Biondani. Numero 40, Maddalena Cabrini. Numero 17, capitano Angela Cappellaro. Numero 4, Angelica Casalotto. Numero 7, Sofia Casetti. Numero 19, Oiana Ibrahimovic. Numero 15, Giovanna Lucarini. Numero 26, Francesca Lucchina. Numero 15, Chiara Marconi. Numero 41, Carlotta Pugliese. Numero 77, Maria Carolina Rauli. Numero 21, Giorgia Sandoni. Numero 8, Letizia Schinca Granero. Numero 3, Irene Stefanelli. Panchina Mister Giuseppe Lucarini. Ufficiale Giorgia Sandoni, ufficiale C, Tiziana Rai. Dirigerà l'incontro con i signori Mattia Bassano e Andrea Bernardelli. Bentornati in diretta su Eleven Sports. Saluto diritto tra le due formazioni, l'Ibes Espresso Mestrino e l'SSV Brixen Südtirol. Scorriamo rapidamente le formazioni, partendo dalla formazione ospite del Brixen, numero 11 Abfalterer, numero 25 Babbo, numero 44 Di Carlo Antonio, numero 9 Durnwalder, numero 28 Ghilardi, numero 12 Sara Hilber, capitano, numero 15 Maurberger, numero 18 Notdurter, numero 21 Perntaler, numero 16 Prünster, numero 19 Vegni, numero 77 Ficoler. Per quanto riguarda invece le padrone di casa della Libes Espresso Mestrino, con numero 5 Biondani, numero 40 Cabrini, numero 17 Capitan Cappellaro, numero 4 Casarotto, numero 7 Casetti, numero 19 Ibrahimovic, numero 11 Lucarini, numero 26 Lucchin, numero 15 Marcon, numero 41 Pugliese, numero 77 Rauli, numero 21 Sabbion, numero 8 Schinca, numero 3 Stefanelli. Le panchine per il Brixen, Mr. Hubert Nössing, affiancato da Andrea Eder. Per quanto riguarda Mestrino, come sempre, Mr. Lucarini in panchina, affiancato da Francesco Sabbione e Tiziana Braga. Primo attacco sarà per Mestrino, dalla sinistra alla destra del vostro schermo, in completo giallo-nero. E si comincia. Partita, dicevamo, importantissima sia per Brixen, che deve accorciare dalla vetta, andare ad appaiare in classifica al secondo posto o terzo in scia alla Yomi Salerno. Mestrino invece che dovrà fare un'ottima prestazione, non saranno ammessi errori per poter giocare, rendere giocabile questa partita contro Brixen. Primo attacco intanto per Mestrino, con Schinca, Stefanelli, ancora Schinca, Lucarini, lascia Schinca, scarica Cappellaro, trattenuto da Babbo, 9 metri sacrosanti, Lucarini scarica Ibrahimovic ed è suo il primo gol dell'incontro. Poi Anna Ibrahimovic alla destra,
serva di Kragujevac, classe 1992. Durnwalder, Abfalterer, Durnwalder, Ghilardi, ancora Abfalterer, Ghilardi, attenzione al suo tiro, va sul palo, e palla recuperata da Mestrino, si porta in attacco Lucarini, Stefanelli, Skinka, si gira Skinka, trattenuta da Abfalterer a 9 metri. Stefanelli, Lucarini. Stefanelli per Lucarini ancora. La palla di ritorno per Stefanelli. Va a Skinka. Biondani. Stefanelli. Skinka. Lucarini. Finisce fallo da Ghilardi. Ancora 9 metri. Batte Cappellaro, Lucarini, gioco passivo, Stefanelli lascia Cappellaro che batte Prunster nonostante la trattenuta evidentissima di Sofia Ghilardi, ammonita la giocatrice bresciana con numero 28 sulle spalle. Ghilardi che nella sua carriera ha giocato appunto nella Leonessa Brescia, poi all'Olimpica d'Ossobuono, poi emigrata in Spagna e quindi riportata in Italia quest'anno dalla formazione altoatesina del Brixen. 9 metri intanto in favore di Brixen. Ghilardi sfida Cappellaro, la ferma il capitano giallo-verde con l'aiuto di Efremovic. Durnwalder, Ghilardi, Hilver, Abfalterer, 2 minuti inflitti a Cappellaro, si spiega con il signor Bernardelle, ma resta la sanzione per il capitano mestrinese. E quindi difesa in inferiorità numerica per Mestrino. Durnwalder, Ghilardi, doppio pivot per Brixen. Ghilardi, Abfalterer, velocissima Abfalterer, niente di fatto. Palla a lato, lamenta una trattenuta, comunque un fallo. Nadia Abfalter. Anche per lei buona carriera. Tanto si gioca l'extra player Mestrino. Attacco in parità numerica con la porta sguarnita. Stefanelli. Skinka. Lucarini. Skinka. Pugliese. Lucarini, Stefanelli, la palla intercettata da Veni, la porta è sguarnita, in qualche modo Lukin in tre tempi riesce a salvare la propria porta dal tentativo box to box tentato da Monica Prunster. Portiere che non ha certo bisogno di presentazioni. Giocatrice esperta, classe 1984. Da tempo immemore, portiere della nazionale italiana di pallamano. Gira palla Mestrino con Lucarini che scarica Pugliese. Ora Skinka, Stefanelli. Vince fallo il numero 3 giallo-verde. Lucarini, Stefanelli, Pugliese, strattonata da Durnwalder, spinta da Falterer, solo 9 metri. Scorre il tempo.
palla sporcata dalla difesa mestrinese, difesa di Brixen, e contropiede lanciato per Giada Babbo, che sblocca la sua squadra con un pallonetto elegantissimo a scavalcare Lukin. 2-1 il punteggio, 5 minuti 42 secondi di gioco. Lucarini, Schinca, Stefanelli, Lucarini prova un'azione personale, nulla di fatto, e ancora il contropiede guidato da Babbo e finalizzato da Nadia Falterer. Purtroppo contro Brixen, errori di ball handling si pagano a caro prezzo, sicuramente ancora più che quanto pagato già sabato scorso da Mestrino contro Ferrara. Stefanelli, Cappellaro, rientrata nel frattempo, Schinca, Lucarini, Schinca, 7 metri, difesa in area di Abfalterer. Sarà Lucarini contro Prunster. Parte Lucarini, la parata di Prunster. E quindi Brixen che si riporta in attacco a cercare il punto del vantaggio. Si gira Begni e mette a segno il sorpasso. Ammonizione per Stefanelli. Dopo un discreto inizio, Mestrino ha subito due contropiedi e la rete del sorpasso con Violetta Vegni. Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, finta il passaggio ma non riesce a superare Prunster. Sta salendo in cattedra. Durvalder, Ghilardi, Affalterer, Durvalder, ancora Ghilardi, Durvalder, Babbo, Ghilardi, Hilbert, palla persa da Sara Hilbert. Stefanelli guida la seconda fase, solo 9 metri, difende bene Stefani Durnwalder, figlia d'arte, figlia di Helmut Durnwalder. E ancora 7 metri intanto per Mestrino. Ammonizione per Sara Hilbert, fallo su Biondani. Andrà Stefanelli ad occuparsi della trasformazione. Niente scomodo in porta per lei. Stefanelli, le finte, mette a sedere Prunster. E quando scocca il minuto 9, Mestrino trova il pari, 3-3. Durnwalder, Hilbert, ci mette le mani Lukin. Importante. Parata importante per Lukin, che salva la propria porta. Resta 3-3 il punteggio. Lucarini, Schinca, punta Babbo,
Lucarini, Stefanelli, Biondani, Stefanelli, scarica per Lucarini, ancora Lucarini, trova Cappellaro, strattonata da Durnwalder e Hilber, nessuna sanzione in vista, 9 metri, ancora Lucarini, a sfidare la difesa brissinese, Cappellaro, palla in faccia a Prunster. Assolutamente involontario, ovviamente, la cosa totalmente fortuita. Resta a terra Monica Prunster. Di certo non fa piacere ricevere una pallonata in faccia. Sembra tutto ok. Anche Lukin si prodiga a portare la borsa del ghiaccio. Si rialza Monica Prunster, può riprendere il suo posto tra i pali. Gioco può riprendere. Skinka. Stefanelli. Difesa profonda su Lucarini. Prova a farsi strada Lucarini tra Durnwalder e Falterer. 9 metri in favore della formazione padrona di casa. Skinka. Stefanelli, palla raccolta in qualche modo da Lucarini. Skinka trova la rete, Letizia Skinka, nuovo sorpasso mestrino, ma un po' leggero e lento il ritorno della difesa mestrinese, che quasi si faceva sorprendere da Falterer, velocissima nella rimessa in gioco. Riesce comunque a recuperare la difesa mestrinese. Brixen riparte con un attacco organizzato. Hilber, Ghilardi, attenzione da fuori, Ghilardi. Sassata di Sofia Ghilardi. Ed è ancora 4 pari. Stefanelli, Lucarini, Skinka, Lucarini, incrocia con Stefanelli, a sua volta incrocia con Skinka, ci prova da fuori, Letizia Skinka, doppietta per lei, 5-4 mestrino, e sfondamento per Sara, fischiato a Sara Hilbert. Minuto 12 di gioco, Mestrino 5, Brixen 4. Vediamo che rispetto alla gara col Ferrara, Skinka staziona di più sulla sinistra dello schieramento offensivo mestrinese. Lucarini invece e Stefanelli si occupano più dell'organizzazione del gioco. Stefanelli esce fallo da Falter. Skinka, Lucarini, scambio delle posizioni, spesso e volentieri i terzini mestrinesi non danno particolari riferimenti. La finta di Skinka, da sola Letizia Skinka. Sta facendo vedere di che pasta è fatta Letizia Skinka.
più 2 Mestrino. Mestrino 6, Brixen 4. Tripletta per Letizia Schinca, tripletta in 3 minuti. Palla persa ancora da Brixen, che sembra in difficoltà. Diciamo sembra perché Brixen è una squadra che difficilmente si lascia sorprendere. E anche se può avere, come tutte le squadre, dei cali fisiologici nel corso dell'incontro, siamo certi che non è assolutamente finita, tanto più quando siamo solo al 13° minuto di gioco e 40 secondi. Cappellaro, Stefanelli, Schinca ci riprova, niente da segnalare per il direttore di gara. Palla arriva con un contagiri a Giada Babbo. Difesa eccezionale di Mestrino in questo frangente. Siamo una palla spettacolare di Prunster per Babbo. Ma ancora Brixen che manovra in attacco. Durnwalder, Ghilardi, sfida Cappellaro, 9 metri, Degni, Ghilardi per Durnwalder, Abfalterer, la palla rubata da Capitan Cappellaro, che rallenta giustamente, la palla arriva a Lucarini che prova a l'assist per Biondani, che purtroppo non riesce a controllare. Stiamo avvicinandoci alla prima metà di questo primo tempo. Mestrino 6, Brixen 4. Scocca ora il 15° di gioco. Abfalterer, Ghilardi. Prova stoicamente Stefanelli a resistere. Sfortunata. Al quarto tentativo Lukin viene battuta da Ghilardi. Dopo una prima parata, un palo, un'altra parata ravvicinata, arriva la rete di Ghilardi. Peccato, perché questi interventi di Lukin meritavano miglior sorte. Stefanelli prova da sola, spintonata. Abbiamo un cambio, esce il capitano Cappellaro per Mestrino, entra Pugliese, mentre un calo di zuccheri a terra Lucarini. 9 metri per Mestrino. Schinca, Stefanelli, Lucarini, attenzione al gioco passivo. Schinca scarica Jevremovic, che trova la traversa. Provato il pallonetto sopra la testa di Prunster, sul rovesciamento di fronte, tiro fuori misura di Sofia Ghilardi. Stefanelli, Schinca, Lucarini, Biondani, il taglio doppio pivot per Biondani, Lucarini, Stefanelli, si alza il muro, Brissinese, la palla arriva a Hilber che trova Babbo in contropiede, non perdona, già da Babbo, e Brixen la recupera.
6-6, tutto da rifare per Mestrino. Skinka, Jevremovic, sfida Vegni, 9 metri già battuti. Skinka, Stefanelli, Lucarini, Pugliese, Lucarini, scarica per Skinka, lo scavalcamento di Skinka, subisce fallo. Sono 9 metri battuti da Pugliese. Skinka per Stefanelli, Jevremovic, Stefanelli, Skinka, palla rubata da Brixen, già da Babbo, che è velocissima, scarica Hilbert e commette invasione. Leggerezza del numero 12, capitano della formazione ospite. Rimane 6-6 il punteggio. Jevremovic, spinta da Babbo. Skinka, Stefanelli, Lucarini, la palla addomesticata da Brunster. Sul rovesciamento di fronte interviene benissimo Biondani a rubare palla a Hilbert. 7 metri e 2 minuti sulla penetrazione di Skinka, 2 minuti inflitti a Stefanie Durnwalder. Diciannove minuti 18 secondi di gioco nel primo tempo. Sarà Stefanelli a sfidare nuovamente Prunster dai 7 metri. La rete di Stefanelli che trafigge Prunster e riporta Mestrini in vantaggio, 7-6. Extra player anche per Mr. Nössing, che inserisce Sara Maurberger al posto di Prunster per un attacco in parità numerica. Maurberger, nuovo arrivo di quest'anno di Brixen, prelevata dal Brunek. Ghilardi, il palo di Sofia Ghilardi, già tornata al proprio posto Monica Prunster, e quindi attacco in superiorità numerica per Mestrino, che è un tallone d'Achille della squadra mestrinese, che fa fatica a capitalizzare il vantaggio numerico. Lucarini, Biondani, allarga il gioco. Stefanelli, palla pugliese, spintonata da Ghilardi. Skinka, Jevremovic, ancora Skinka, Stefanelli, Lucarini, trova uno spazio e trafigge Prunster. Più due ancora Mestrino, 8-6. La rete di Giovanna Lucarini. Giovanna Lucarini che è la sua prima rete questa sera. Minuto 21 di gioco. 9 al termine del primo tempo. Abfalterer, Hilbert, Maurberger, Abfalterer, il doppio appoggio di Abfalterer si fa sorprendere la difesa mestrinese. Skinka, time out chiamato dalla panchina mestrinese. Approfittiamo per ricapitolare
lo score per quanto riguarda Brixen: 7 reti, 2 reti per Abfalter, 2 per Babbo, 2 per Ghilardi, 1 per Vegni. Mentre per quanto riguarda Mestrino, le 8 reti sono più distribuite: una per Capitan Campellaro, una per Jevremovic, una per Lucarini, 3 per Skinca e 2 per Stefanelli, entrambe dai 7 metri. Ora qualche secondo per i tecnici. Per catechizzare le proprie ragazze. Mestrino che sicuramente ha dimostrato di essere più in partita questa sera che non quattro giorni fa, contro Ferrara. E Mestrino che attacca in manovra offensiva con Biondani. Palla persa da Mestrino, fallo di Skinca su Babbo, ingenuità di Mestrino. Qualità numerica intanto ristabilita. Dunwalder, Abfalterer, Dunwalder, Ghilardi, ancora Dunwalder. Scambiano velocemente la palla i terzini brissinesi. Dunwalder trova Vegni, cade a terra Violetta Vegni. Ancora in attacco Brixen, Ilver, Abfalterer, Dunwalder, Ghilardi. Scarica per Abfalterer, Ilver, ancora palo. Manca un po' di precisione a Brixen per la fortuna della formazione di casa, che recupera palla e quando sta per scoccare il minuto numero 23 di gioco attacca con in mano il pallone del più 2. Stefanelli scarica Jevremovic a angolo, scelta sbagliata di Jevremovic che prova il pallonetto sopra a Prunster e sul rovesciamento di fronte. Gol sbagliato, gol subito. Il pareggio firmato Ghilardi. Terza rete per Sofia Ghilardi. Cambio in attacco per Mestrino. Esce Biondani, entra Rauli che occupa il suo posto sull'out di sinistra. Skinca, Stefanelli, Pugliese. Ancora Skinca, Lucarini, scarica per Skinca, Stefanelli, palla Rauli, Skinca si prova da fuori, la palla deviata. Recuperata però da Mestrino, Lucarini trova il punto numero 9. L'angolo in basso a destra dove Prunster non può arrivare. Seconda rete per Giovanna Lucarini. Time out chiamato da coach Nussing. Partita vibrante in questi primi 24 minuti e 23 secondi. Con squadre che
fondamentalmente si stanno equivalendo in campo. Più potente Brixen, mentre Mestrino sfrutta di più un rinnovato furore agonistico. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Sempre più uno Mestrino, 9-8 il punteggio. Cambio sull'out di destra per Brixen. Si accomoda in panchina Hilber, entra al suo posto Notdurfter. Dornwalder, Ghilardi. Dornwalder per Abfalter. Notdurfter. Abfalter, Ghilardi. La palla arriva a Notdurfter, pensa al tiro ma scarica all'esterno. Palla persa da Brixen. Lasciano giocare i direttori di gara, che non stanno fischiando come è giusto che sia. Pallamano, sport di contatto. Stefanelli, Lucarini, ancora Stefanelli, Skinca, Lucarini. Palla persa ingenuamente da Lucarini e il contropiede offerto a Babbo che non perdona. Terza rete per Giada Babbo. E parità ancora sul 9-9. Meno di 5 minuti. Poco più di 4 in realtà al termine della prima frazione di gara. Ritmi altissimi. Skinca, Stefanelli, Rauli, ancora Stefanelli. Difende profondissima Ghilardi, che scarica Stefanelli e Lucarini. Rauli, ancora Lucarini, rallenta. Dice fallo pugliese. Stefanelli, pugliese. Lucarini scarica Skinca. A terra Skinca, si rialza, 9 metri per Mestrino. Lucarini sfida Falterer. Skinca. Ci prova Skinca, si oppone in maniera eccezionale. Prunster, il cui lancio in contropiede è prelevato da Lukin. Lucarini, Stefanelli. La rete meravigliosa di Irene Stefanelli. Vantaggio Mestrino. 27 minuti, 19 secondi di gioco. Mestrino 10, Brixen 9. Terza rete anche per il terzino mestrinese. Brixen va all'attacco con Ghilardi, il cui tentativo si stampa sul palo e finisce a lato. 2 minuti e mezzo al termine della prima frazione di gioco. Mestrino avanti di 1 e con l'attacco del possibile più 2 in mano. Stefanelli, Lucarini, Skinca. Stefanelli scarica pugliese, la passa Skinca, palla arriva Lucarini, trattenuta da Dunwalder.
Luca Rigni. Ci prova sotto fallo, 9 metri. Scorre il tempo. 28 e 23 di gioco. 1 e mezzo al termine. Luca Rigni. Ancora Nurwalder. Stefanelli. Trova uno spazio Stefanelli tra Nurwalder e Ghilardi, che la atterra. Gioco passivo. Rauli. Tentativo in doppio appoggio di Carolina Rauli. Finisce a lato. 1:10 al termine. Ghilardi. La spinta di Stefanelli su Ghilardi. Babbo. Schinca riesce in qualche modo a evitare il passaggio di Babbo a Vegni. E Abfalter in doppio appoggio da posizione defilata trova il punto del pareggio. 50 secondi al termine. Tripletta anche per Abfalter. Schinca. Stefanelli. Luca Rigni. 30 secondi. Schinca. Lascia Stefanelli. Schinca. 20 secondi al termine. Mestrino proverà a far morire il pallone in attacco. Stefanelli, Schinca, 10 secondi. La rete! In doppio appoggio e sotto mano per Letizia Schinca. Ma ancora non è nulla è detto. Perché Brixen prova. Il punto del pari a fil di sirena. 9-Durfter non riesce a superare Lukin, che con un grandissimo intervento nega al numero 18 brissinese la gioia del gol. Palla poi alla fine recuperata da Jevremovic e Sirena, che sancisce la fine del primo tempo. Da segnalare anche l'esclusione per Stefanelli, ovviamente per una spinta a Nordhofer in occasione del tentativo precedente. E quindi Mestrino che comincerà il secondo tempo con l'uomo in meno. Squadra negli spogliatoi. A risentirci tra una decina di minuti per commentare insieme il secondo tempo di Mestrino Brixen. La nostra storia è iniziata così. Volevo che tutti si sentissero accolti, che non si preoccupassero mai di nulla. Volevo offrire ciò che è vero e buono, calore e sorrisi. Volevo sempre il meglio, ogni giorno un po' di più. I supermercati Alì sono così. Alì migliora la vita.
La nostra storia è iniziata così. Volevo che tutti si sentissero accolti, che non si preoccupassero mai di nulla. Volevo offrire ciò che è vero e buono, calore e sorrisi. Volevo sempre il meglio, ogni giorno un po' di più. I supermercati Alì sono così. Alì migliora la vita. Ben trovati amici di Lemon Sports, bentornati in diretta dal Pala Lissaro. Sta per iniziare il secondo tempo di Alibes Espresso Mestrino Brixen Sud Tirol. Punteggio al termine della prima frazione di gioco 11-10 in favore della formazione di casa, con un ultimo minuto assolutamente palpitante, il vantaggio firmato da Skinca e poi la super parata di Lukin su Notdurfter dai 6 metri a botta sicura. Tutto è pronto per... il rientro in campo. Il primo attacco del secondo tempo sarà per Brixen. Che attaccherà in superiorità numerica per l'esclusione inflitta a Irene Stefanelli sulla sirena dello scadere del primo tempo. Abfalter, Babbo in posizione di centrale, Durnwalder a doppio pivot, Notdurfter trova il punto del pari dopo soli 20 secondi di gioco. Barbara Notdurfter, 11-11. Extra player per Mister Lucarini. Entra in campo Casetti in posizione di terzino destro. Skinca, Cappellaro torna in campo, Lucarini, Casetti pasticcia un po' col pallone, Lucarini spinge su Vegni, trova la conclusione, ma dopo il fischio arbitrale. Casetti, Skinca, Casetti, Cappellaro, Skinca, Lucarini, corre Lucarini, Skinca. Braccio un po' alto sul volto di Skinca per Abfalter. Gioco passivo, Lucarini, la parata di Brunster. E intelligentemente Rauli lascia correre il pallone che termina in fallo laterale. Non è più gioco passivo, quindi Mestrino può ritrovare un gioco offensivo con Skinca. Termina l'inferiorità numerica per Mestrino, ben giocata. Solo una rete subita. Lucarini, Brunster, non va al tiro di Lucarini. Babbo, e la rete poi in doppio appoggio di Sofia Ghilardi per il nuovo vantaggio della formazione ospite.
due minuti per Sofia Casetti, che in un'occasione aveva fatto un fallo, un intervento non regolamentare ai danni di Giada Babbo. Quindi nuova inferiorità numerica per Mestrino. Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, Schinca, Stefanelli, Cappellaro, Lucarini per Schinca, scarica Lucarini, Stefanelli. Dice fallo da Abfalter, rischia la sanzione, non sono di questo avviso i direttori di gara. Schinca, Lucarini, scarica Stefanelli, attacco lungo, segnato ora passivo, Schinca, la rete, numero 12, e il pareggio per Mestrino, rete importantissima in inferiorità numerica per la formazione di mister Lucarini. Quinta rete per Letizia Schinca, top scorer dell'incontro. Ancora circa 40 secondi di inferiorità numerica per Mestrino. Babbo, scarico per Durnwalder, che riesce a girarsi e a depositare il pallone alle spalle di Lukin. Piudo Brixen. Prima rete per Stefanie Durnwalder. Siamo figlia d'arte, suo padre Helmut è l'allenatore del Bruneck. E ha condiviso il campo fino all'anno scorso e anche qualche partita di quest'anno con la sorella Carolina. Stefanelli. Termina la inferiorità numerica di Mestrino. Schinca. Lucarini. Schinca. Stefanelli. Lo sfondamento di Renzo Stefanelli. Di mestiere già da Babbo. Abfalterer. Palla rubata da Jevremovic. Turnover. Decisa sicuramente più dai portieri che non dagli attaccanti, attaccanti che comunque devono fare gli straordinari per superare sia Prunster che Lukin. Nove metri per Mestrino. Lucarini, Stefanelli, Jevremovic, si prova sotto fallo, 6 minuti di gioco nella ripresa, 12 Mestrino, 13 Brixen, Lucarini, e 2 minuti in arrivo per Nadia Abfalter. Quindi ora Mestrino a godere della superiorità numerica. Schinca, Lucarini, Stefanelli, Jevremovic, Stefanelli per Lucarini, Schinca, Lucarini,
Jevremovic, Stefanelli, Lucarini. Telefonato il tiro sul secondo palo. Fa buona guardia Prunster. Occasione sfumata per Mestrino. Rientra Maurberger al posto di Prunster per l'extra player della formazione ospite. Dunwalder. Ghilardi, Dunwalder. Maurberger. Ghilardi. Dunwalder. Notdurfter. Cerca uno spazio. La palla arriva in qualche modo a Vegni, che trova la rete del più 2. La rete che Mestrino non doveva prendere. Stefanelli, Lucarini, lo scarico per Rauli, che trova sul primo palo subito meno 1. Prima rete per Carolina Rauli. Dunwalder, Maurberger, Dunwalder, Ghilardi, Maurberger, Dunwalder, Ghilardi, Babbo. Nulla di fatto, porta sguarnita, la palla box to box di Stefanelli. Palla persa da Dunwalder. E Mestrino la recupera. Otto minuti, 20 secondi di gioco. Questo è Mestrino che questo è il vero Mestrino, fondamentalmente. E difesa in area intanto 7 metri a favore di Brixen, 7 metri chiusura in area, difesa in area su Dunwalder. Diciamo, questo è il vero Mestrino. Niente scomodo per tutti sicuramente. E ora Babbo dai 7 metri contro Lukin, le finte di Babbo. Il pallonetto! Delizioso, assolutamente delizioso. Già da Babbo, anche lei non necessita di presentazioni. Probabilmente l'ala sinistra più forte del torneo. Lucarini. Stefanelli, Skinca. Aggredita Skinca. Si prova Notdurfter a intercettare il passaggio. Commette invasione, quindi 9 metri in favore di Mestrini. Il taglio di Lucarini, un doppio pivot. Skinca, di nuovo lei. Sesta rete, Letizia Skinca. 15-15. Ghilardi, Babbo, Abfalter, Maurberger, Hilbert, Abfalter, palla recuperata da Ghilardi, Abfalter, doppio appoggio, marchio di fabbrica di Nadia Abfalter e Brixen ancora avanti di uno. Skinca. Spinge Skinca, Lucarini trova la rete, Giovanna Lucarini è ancora pari, Mestrino non ci sta, non molla. Ghilardi, Dunwalder, Abfalter, Dunwalder, Abfalterer,
Donvalder. Ghilardi come un missile. Subisce fallo tentando comunque una conclusione in Girella. Ed è ancora Giada Babbo contro Francesca Lucchin. Babbo, una finta, due finte contro Girella. Giocatrice spettacolare già da Babbo. Qui non c'è campanilismo che tenga di fronte a una giocatrice così. Niente si può dire e nemmeno si può dire nulla di Monica Prunster che da par suo o si oppone al tiro a botta sicura di Cappellaro sul rovesciamento di fronte. È ancora già da Babbo a mandare Brixen sul più 2. Sedici Mestrino, 18 Brixen, 12 minuti, 21 secondi di gioco nella ripresa. Stefanelli, Lucarini. Spinge Lucarini, 9 metri. Lucarini, sfida Durnwalder, palla scaricata Stefanelli, Skinka. 9 metri. Crediti di gioco nella ripresa. Sempre più due Brixen. Skinka. Gioco passivo. Lucarini, Stefanelli. Il primo passo, 9 metri. Sempre sotto passivo. Ancora tre passaggi, se non abbiamo visto male. Stefanelli, scarica Lucarini. Murata. Cappellaro, ancora Murata, la palla che muore a lato, ancora gioco passivo, deve tirare Skinka, deve tirare, trova l'opposizione però Skinka, posizione di Prunster. Babbo in seconda fase, sbaglia anche lei però, e quindi nuova occasione per Mestrino per riportarsi a meno uno, ma sfortunata Cappellaro. Prunster battuta, la palla che si spegne sulla traversa, e sono eroi che pesano questi. Time out chiamato da Mr. Nussing. Errori che pesano tantissimo per Mestrino. Gialloverdi ancora in partita, nonostante il passivo di due reti. Loro Brixen ha in mano il pallone del possibile più 3, che sarebbe il massimo vantaggio. Ancora poco meno di 16 minuti al termine dell'incontro, poco meno di 16 minuti di speranza residua per Mestrino di recuperare questa gara.
Falterer. Don Walter, Ghilardi. Falterer. Babbo. Don Walter. Sfondamento di Degni. E Mestrino ha una nuova opportunità di tornare a meno uno. L'attacco della formazione giallo-verde. Organizza Skinca. Stefanelli. Skinca. Profonda Ghilardi su Stefanelli. Lucarini. Jevremovic. Lucarini. Perde palla, ma la recupera. Un po' di confusione in attacco per Mestrino. Skinca. Ci prova Skinca, trova la grandissima rete. Letizia Skinca. 17 Mestrino, 18 Brixen. Settima rete per Letizia Skinca. Babbo! Due minuti per Jevremovic. Trattenuta i danni di Babbo, che ha trovato comunque una conclusione a rete. E ancora più due. Brixen. E ora Mestrino allo svantaggio di inferiorità numerica. Settima rete per Giada Babbo. Ancora extra player per Mestrino. Al posto di Lukin entra Biondani. Stefanelli. Cappellaro. Stefanelli. Skinca. Stefanelli. Lucarini, difende bene Brixen. Stefanelli, esce. Lucarini per Skinca. Trova la rete, Letizia Skinca. Ancora lei, mattatrice della serata per Mestrino, che prende anche lo sfondamento. Finora MVP per Mestrino, Letizia Skinca. Mestrino ha in mano la palla del possibile pareggio. Stefanelli. Lucarini. Stefanelli. Skinca. Lucarini. Per Stefanelli. Skinca. Lucarini. Ancora Stefanelli. La palla arriva a Skinca. La scarica a Cappellaro. C'è un fallo in attacco. Notdurster trova di nuovo il più due. Non riesce Mestrino ad avvicinare il pari. Lucarini. Skinca. Lucarini, rientra Jevremovic. Lucarini. Un'infrazione di passi di Lucarini. E attenzione alla seconda fase che Brixen sceglie di non spingere. 18° di gioco, 12 al termine. Più due Brixen, che ha di nuovo in mano la palla del più tre. Durvalder, Falterer. Durvalder, Babbo, Falterer. Trova spazio Falterer, segna il più tre. Quinta rete per Nadia Falterer. Mestrino ora
deve trovare le forze per recuperarla. Rauli, Lucarini trova la rete numero 19. Rimessa veloce per Brixen, un Abfalterer che scarica Notdufter, ma stavolta è Lukin a fare ottima guardia. Quarta rete per Giovanna Lucarini, 11 al termine. Lucarini, Stefanelli, Skinca, Lucarini, ancora Skinca, Stefanelli, scarica per Cappellaro. Questi potevano tranquillamente essere dei 7 metri. Ma nulla da dire sulla parata di Prunster, che ancora una volta si supera su Cappellaro. Abfalter, Dunwalder, Ghilardi. Taglio di Notdufter, le sfugge il pallone, è ancora Mestrino, quindi che ha un'altra possibilità di tornare a meno uno. Stefanelli, Lucarini, nulla di fatto, neanche un 9 metri. Due minuti per proteste a mister Lucarini. Ancora inferiorità numerica per Mestrino. La partita si fa assolutamente in salita. Begni e Lukin, la palla recuperata da Rauli. Sale in cattedra Francesca Lukin. Gioca Mestrino ancora con l'extra player. Lucarini, Stefanelli, Skinca, Biondani, Stefanelli, taglio di Rauli, Skinca, Murata, attenzione al contropiede, la porta vuota e della rete per Monica Prunster. Torna più tre Brixen. Otto minuti, 30 secondi di gioco al termine. Stefanelli. Skinca. Stefanelli. Cappellaro. Skinca. Lucarini. Trova spazio ma spedisce a lato. A 7 metri fischiati da signor Bernardelle, erano probabilmente più evidenti quelli precedenti, ma tant'è. Ora tocca a Stefanelli provare a superare Prunster, non riesce sul primo tentativo, riesce sul secondo. Prova la ribattuta Irene Stefanelli. Dunwalder intanto perde palla. Doppio palleggio.
C'era una palla persa clamorosa. Decisione invertita. Abfalterer, Dornwalder, Ghilardi. Abfalterer trova spazio. Abfalterer lo trova di nuovo, la rete del più tre. Finale di gara tutto in salita per Mestrino, che sta giocando una partita veramente immensa. Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, Skinca. Cappellaro, Stefanelli, Skinca, Lucarini. Stefanelli guadagna 9 metri. Skinca, Lucarini. Palla arriva a Cappellaro che scarica a Rauli, che trova la rete e trova anche 2 minuti per Nordurster. Rete importante per Rauli. 1-2 Mestrino, 21-23. Poco meno di 6 minuti al termine dell'incontro. I prossimi due di questi 6, Brixen li giocherà con l'uomo in meno. Dornwalder, Abfalterer, Ghilardi, Abfalterer, Hilber, Dornwalder, Abfalterer, ancora Dornwalder, Babbo, Ghilardi, Hilber, Abfalterer. Falterer, Ghilardi si alza, spedisce a lato. Occasionissima per Mestrino per tornare in partita. Time out chiamato da Mister Lucarini per riordinare le idee delle proprie ragazze, che comunque vada a finire. Stanno giocando una partita assolutamente maiuscola. Squadre pronte per entrare in campo. 5 minuti e 5 secondi di gioco al termine dell'incontro. Mestrino attacca in superiorità numerica e ha un'occasione da non sprecare per riportarsi in scia a Brixen. Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, ancora Lucarini per Stefanelli, Skinca, Stefanelli, Lucarini,
Scarica Evremovic, Skinka, si muove bene però la difesa brissinese. La rete meravigliosa, meravigliosa di Irene Stefanelli, che spedisce nel sacco al 7 lungo, dove Prunster non può arrivare. Dicevamo, grande partita dei portieri, ma non da sottovalutare anche la partita di chi è riuscito a superare questi portieri. Per niente facile questa sera averla meglio di Prunster e Lukin. Durvalder. Quattro al termine. Meno uno Mestrino. 22-23. Ghilardi. Durvalder. Abfalterer. 9 metri. Durvalder. Abfalterer. Gioco passivo. Durvalder. Tiene la difesa mestrinese. Attenzione al tiro di Ghilardi, che trova il più due. Sofia Ghilardi, che braccio Sofia Ghilardi. Tutto da rifare per Mestrino, che subisce in superiorità numerica la rete del più due brissinese. Poco più di tre minuti al termine. Stefanelli, Skinka, Lucarini, Stefanelli, Evremovic, Stefanelli, trova la rete, Irene Stefanelli, ancora meno uno Mestrino, tre minuti, poco meno al termine, Durvalder, la palla arriva a Vegni, che nonostante l'opposizione di Evremovic trova ancora più due. Due minuti e mezzo al termine, due come reti da recuperare per Mestrino. Cappellaro, Skinka, Lucarini, Stefanelli, Skinka, la palla recuperata da Skinka, 9 metri. Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, spinge, la palla persa, forse questa è la palla persa che decide il match. Meno di 2 minuti al termine e Brixen ha in mano la palla del più tre. Abfalterer, Durvalder, Babbo, Durvalder, Abfalterer, Durvalder, Babbo, scarica per Vegni, ma la palla parata da Lukin, recuperata da Babbo, che mantiene il possesso per Brixen dai 9 metri. Abfalterer, Durvalder, Vegni, Babbo, Ghilardi, palla per Vegni e 7 metri guadagnati da Violetta Vegni. Difesa in area di Stefanelli. Babbo del 7 metri contro Lukin. Tiro secco e più 3. Partita ormai in ghiaccio. E Brixen, Lucarini che rende meno amara la sconfitta per Mestrino. Time out
chiamato dal coach Nursinga a 13 secondi dalla fine. Quarto di finale di Coppa Italia, la Final Six in programma a Salso Maggiore Terme il weekend dal 12 al 14 di febbraio prossimo. Chiudiamo qui dalla Palla di Saro, Mestrino 24, Brixen 26.